E ora a Vercelli per il nostro TG itinerante. Sul posto troviamo Chiara Pottini che insieme ai suoi ospiti ci farà conoscere alcuni degli aspetti più interessanti di questo territorio. A te, Chiara. Buonasera da Piazza Cavour, cuore di Vercelli, città la cui economia gira intorno al riso, tanto che a pochi metri da qua c'è la borsa Risi, una delle poche esistenti in Italia. Sono con Paolo Della Rolle, presidente di Coldiretti BL Vercelli. Qui si producono 8 milioni di quintali di riso all'anno, ma tanta è l'importazione dall'estero. A quanto ammonta? Ammonta su base di riso lavorato dalla campagna 2012-2013. Che si importavano 60.000 tonnellate, siamo passati alle 120.000 della campagna 2016-2017. Allora, c'è un primo studio al mondo che certifica come si produce questo riso in questi paesi. Vediamo il servizio di Caterina Cannavà. 25 insetticidi, 5 fungicidi, 5 diserbanti, ma ben altri 2 antibiotici e perfino il cherosene che viene prescritto per la lotta contro alcune larve che attaccano le risaie. Una ricerca sul campo, la prima al mondo, che diventa una denuncia. L'intera produzione risicola del sud-est asiatico è a rischio dal punto di vista della solubilità per il consumatore, per l'ambiente nella quale si determina. E anche per la salute e la tutela dei lavoratori. Ora propone che sia l'Italia a governare la filiera nel sud-est asiatico con nuovi modelli di agricoltura. Con vantaggi per tutti, l'ambiente, i produttori della filiera del sud-est asiatico, i nostri consumatori. Ma è proprio quel riso che ha mandato in crisi l'Italia e il suo 60% di export. L'ente Risi sollecita l'Europa. Speriamo davvero che in questi giorni è iniziato il lavoro dei commissari, presso sia le riserie che aziende risicole, che si riesca a bloccare davvero questo riso che giunge sui nostri mercati a dazio zero. È un riso che purtroppo non possiamo paragonarlo al nostro, perché possiamo ancora dire che il riso italiano è il migliore del mondo, ecco, perché per il posto dove viene coltivato, per i controlli a cui siamo soggettati, per la riduzione sempre maggiore di fitofarmaci, per l'avvento del biologico, siamo veramente all'avanguardia delle produzioni. Crollo del prezzo dimezzato in 10 anni, al produttore 30 centesimi al chilo, ma nei campi non ci si arrende. Stiamo preparando per seminare il riso biologico, perché si mangia meglio. Non abbiamo veleni nel piatto, se ne fa molto di meno perché logico, l'azienda deve essere mezza coltivata biologica, l'altra metà viene lasciata al naturale in modo che il terreno si riposi. Ma lei quando guarda il suo campo cosa pensa? Il fatto che è una passione vederlo, vedere quello che ti dà, perché alla terra dai uno, ti dà 100. Dovrebbero essere così anche le persone, spero. Paolo Della Rolle, bisogna proteggere il riso piemontese, come facciamo? Ma prima di tutto bisogna fare in modo che sia l'Italia che l'Europa si impegnino per l'introduzione delle clausole di salvaguardia previste quando un settore viene messo in crisi appunto da queste importazioni. Secondariamente bisogna prevedere negli accordi bilaterali con i paesi dal quale si va a importare un principio di reciprocità, ovvero che le stesse regole sanitarie di diritto del lavoro vengano rispettate. E in ultimo, ma non per importanza, l'etichettatura obbligatoria, come già è in vigore in Italia, che venga applicata anche a livello europeo. Ecco, non di solo riso si vive, qui a pochi passi c'è il Teatro Civico di Vercelli, tante le iniziative che organizza, conosciamole con Antonio Sgobba. Questo teatro per me è una casa, praticamente ci sono nata e sono legatissima. Tutte le volte che entro, suono qualcosa, per me è un'emozione grandiosa, perché appunto io ho esordito per la prima volta davanti al pubblico qui a 5 anni. Giulia ha 16 anni ed è il primo violino della Camerata Ducale, un'orchestra tutta di under 35, che prova e si esibisce nel Teatro Civico di Vercelli, un teatro nato quasi 2 secoli prima di Giulia. Questo teatro nasce nel 1815 sulle ceneri del vecchio Teatro dei Nobili. Qui sono passati veramente i nomi più importanti sia della musica che della prosa. Maria Arsini Robbone è invece la memoria storica del teatro e la presidente del Concorso Viotti, un'istituzione per la musica classica internazionale, da sempre legata a questo luogo. Partecipano concorrenti da tutto il mondo. Noi abbiamo in media tutti gli anni 170-180 iscritti sia per il canto che per il pianoforte. Ma il civico non è uno spazio solo per i musicisti. Qui ha sede un'importante accademia di danza, basti pensare
che uno degli allievi più importanti è stato Roberto Bolle, che ha frequentato fino all'età di 12-13 anni. Il teatro di Vercelli è anche nel circuito di Piemonte dal vivo, che ogni anno lo anima con la stagione di prosa. In tutto, tra musica, danza e spettacolo, qui si va in scena per 150 sere all'anno. È un teatro aperto tutto l'anno, aperto da settembre, da metà settembre praticamente fino alla fine di giugno. È sicuramente un luogo d'incontro. Ci piacerebbe ritornare agli antichi fasti del teatro, questo sicuramente. Si dice che il riso nasce nell'acqua e muore nel vino. Alberto Franzi, delegato a Coldiretti Giovani. Con cosa abbiniamo? Con quale vino abbiniamo la panissa? Sicuramente con dell'ottimo Gattinara. Luigi Perrero ha visitato le vigne, vediamo. Colline di Gattinara, dove si produce l'omonimo vino, zona pedemontana di origine vulcanica, con alle spalle il massiccio del Monte Rosa, che le protegge dal freddo d'inverno e le rinfresca d'estate, come ci racconta la presidente del consorzio. Godendo di questo particolare microclima e beneficiando di questi suoli, sono nebbioli molto eleganti, con una notevole freschezza, nebbioli verticali e diretti, con un'immensa stabilità. Siamo tra i filari di una delle vigne di Franco Patriarca. Sono vigneti essenzialmente di Nebbiolo, che è il vitigno re di tutta la zona. Poche altre componenti nel Gattinara sono Vespolina e Bonarda. È un territorio che il consorzio Nebbioli Alto Piemonte tutela e che accorpa 10 diverse denominazioni, Gemma e Gattinara come DOCG e 8 DOC. Il caldo di questi giorni ha accelerato la fase vegetativa delle viti in ritardo per il freddo. Ci troviamo con una situazione assolutamente buona dal punto di vista fenologico, dello stadio, abbiamo i grappoli già ben formati. Intanto in cantina il vino riposa nelle grandi botti. Qua finiamo il Gattinara di OCG, uno dei vini nobili piemontesi, per minimo 2 anni come da disciplina di produzione. Gattinara, grande figlio del Nebbiolo, dal bellissimo colore granato, trasparente e luminoso, profumi suadenti ed eleganti di fiori, di frutta e di spezie. Al gusto ha un sapore intenso, ricco di freschezza, con dei tannini dolci. E da Vercelli vi salutiamo lì nello studio.